Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra serie del libro di Apocalisse. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato la verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Ok? Questo capitolo l'ho già fatto, ma me l'hanno eliminato. Sapete chi? Perché questo capitolo è molto importante, contiene tanta verità. Ok? E questa volta ripasserò senza andare a profondo di tante cose, ma cercherò di farmi capire. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, volendo lasceranno questo video e non lo cancelleranno. Ecco perché dico sempre, come è scritto nel libro di Isaia: cercate il Signore Yahweh mentre lo si può trovare. Arrivano i giorni che sarà impossibile più, ok? O il Padre tacerà la nostra bocca e farà sì che questi qui, i signori che comandano questo regno, ci bloccheranno qualunque cosa, in tutti i modi che cerchiamo di spargere la verità. Ed è quello che sta succedendo. Perciò svegliatevi, figli di Yasharala, ok? Non è il momento di dormire, di cercare carriere, è il momento di cercare il Signore, ok? Inizia a leggere capitolo 1, capitolo 17, versetto 1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che aspetta la grande prostituta che siede su molte acque. La prostituta è Stati Uniti. Le molte acque sono popoli e nazioni, ok? I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione, ok? Questo parla del suo sistema, la sua democrazia, soprattutto la democrazia, ok? Non vado in profondo di cose e vado un po' veloce. Egli mi trasportò in spirito nel deserto, ok? E vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, pieno di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e 10 corna, ok? Questo parla sempre dell'America, ok? Bestemmia perché loro sono andati contro ogni comandamento del Padre. Legalizzare delle cose che sono abomini nelle scritture, ok? Non vado in profondo. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, e sapete che il colore porpora viola rappresenta un potere, ok? Adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondenze della sua prostituzione, ok? Vedete, era ricca, aveva pietre preziose da tutti i saccheggi che ha fatto, ok? Da tutti i saccheggi che ha fatto da tutte le nazioni del mondo, ok? Perché loro hanno tutto il potere che hanno oggi. Parlo degli Stati Uniti, perché hanno saccheggiato tutto il mondo. E ricordatevi che sono sempre loro che America viene fuori dall'Europa, ok? E sono insieme, ok? Tutti i saccheggi che ha fatto andando a conquistare terre degli altri, prendendo in schiavitù i veri figli del Padre, tutte le cose che hanno saccheggiato l'ha reso molto ricca. Ok, ci sono precetti che non vado neanche a toccare, ok? Siamo in versetto 5.
Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra, che questo è, sapete, Stati Uniti. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi, del sangue dei martiri di Yahawashai. Quando la vidi, mi meraviglia, di grande meraviglia, ok? Questo, sapete, hanno ucciso davvero tanti santi dei figli di Yahawashai, perché i santi, come sapete, leggendo dal libro di Salmi, capitolo 50, vi fa capire, e altrettanti precetti, ok? Che i veri santi sono i figli di Asharala, i figli di Israele, sono loro i veri santi. E loro cosa hanno fatto? Hanno ucciso sempre i figli di Asharala. Ma non parliamo dell'epoca di schiavitù, parliamo quando sono andati alle Americhe, e lì c'era la tribù di Gad, di Ruben, ok? E loro sono andati là, li hanno ucciso con inganno, ok? Hanno distrutto, hanno preso la loro terra, e fino al giorno d'oggi sono visti come schiavi. Sono andati nel 70 avanti Cristo a distruggere la nostra casa in Gerusalemme, facendoci scappare in diverse parti del mondo, ma soprattutto ci siamo sfuggiti all'ovest dell'Africa. Sono anche andati là, dall'ovest dell'Africa, a prenderci come schiavi, a portarci in varie parti del mondo. Perciò ricordatevi sempre, i veri figli di Asharala sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? E andiamo avanti. Lui si meravigliò perché ha visto questa donna, era talmente bella e era ubriaca del sangue dei martiri. Infatti hanno questa sorta di bellezza maligna, ok? Che non è, dietro a quella bellezza c'è il male, c'è la cattiveria, ok? Versetto 7. L'angelo mi dice: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste, le dieci corna che la porta, ok? La bestia che hai visto era e non è, ok? Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. E sapete di che cosa sta parlando qui? Sta parlando proprio del regno dei Romani, ok? Perché i Romani, anzi, qui dice, perché era, gli antichi Romani hanno preso il potere, sapete, ok? Dopo la morte di Alessandro Magno, ok? Un po' di anni dopo hanno preso il potere, poi dopo hanno perso il potere durante l'era del Medioevo, ok? E abbiamo fatto molte lezioni riguardo questo. I così chiamati negri, mori, hanno governato in Europa per più di 1000 anni, ed è il momento che non era, ok? E verrà di nuovo. Infatti, questo regno che stiamo vivendo adesso, loro nel tempo della rinascita hanno ripreso il potere di nuovo, ok? Nel tempo della rinascita, infatti si chiama rinascita perché avevano perso il potere e si sono rinati, ok? È da là che hanno cominciato a cambiare tutte le immagini, ok, dei veri santi, a distruggere cose e a fare la supremazia dei Caucasi, ok? Ed è quello che è qui, sta parlando dei Romani, ok? Ci sono dei precetti, ma sono precetti, ma li salterò, ok?
perché ne ho già fatto un video molto profondo riguardo questo e l'hanno tolto. E non lo so, penso che toglieranno anche questo perché contiene un po' di informazioni come stiamo andando ad arrivare adesso. Qui occorre una mente che abbia intelligenza, ok? Infatti dice occorre una mente che abbia intelligenza, se no voi non potete capire queste cose qui. Dovete pregare al Padre, avere un cuore aperto, che cercare la verità con sincerità per capire queste cose. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Ok? Ora andiamo. Cinque sono caduti. Uno è. L'altro non è. Non è ancora venuto. E quando sarà venuto dovrà durare poco. E la bestia che era e non è, è anche ch'essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione, ok? Infatti qui occorre una mente che abbia intelligenza, ok? Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re, ok? Sapete che sta parlando di sette re, sette rei. E quali sono questi sette re? Cinque sono caduti. Quali sono i cinque caduti? Sono i Gaul, che sono i francesi, i greci, Germania maggiore, Germania minore e Spagnola, ok? Ripeto, i cinque che sono caduti sono i Gaul francese, ok? I greci, Germania maggiore, Germania minore e la Spagnola, ok? Tutti sono dei regni, dei stirpe che sono venuti fuori dagli antichi romani, ok? E sono la stirpe dei figli dei malvagi, ok? Uno è, qual è quello che è? Perché in momento che stava parlando Giovanni, in quel momento erano in potere i romani, ok? E qui sta parlando dei romani, che fa il sesto. L'altro non è ancora venuto. Infatti, quello che non era ancora venuto sono la Bretagna, la Gran Bretagna. E quando sarà venuto dovrà durare poco. Infatti la Gran Bretagna ha regnato non per tanto, ok? E la bestia che era e non è, ok? È anch'essa un ottavo re, ok? Che fai l'ottavo viene dal sette, ok? E questo sta parlando dell'America che viene dal settimo, che è la Gran Bretagna, perché dalla Gran Bretagna sono venuti fuori gli americani, ok? E ricordatevi sempre, sono tutti della stirpe degli antichi romani, dei figli dei malvagi, ok? E qui sta parlando della Gran Bretagna, ok? Dalla Gran Bretagna viene l'ottavo, che è America. E se ne va in perdizione andrà in distruzione, ok? Infatti sono loro che governano oggi, ok? E andranno in perdizione, sarà distrutto attraverso le bombe nucleari, ok? Andiamo avanti. Spero che avete capito, ok? Versetto 12. Infatti ci sono molti precetti qui che potete andare a vedere, tipo il libro di Geremia capitolo 50:11 vi racconterà riguardo la sua perdizione, che il libro di Apocalisse 17:16 anche qui su 16 che arriveremo, ok? Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale, ok? Per un'ora insieme alla bestia, ok? Qui sta parlando delle EU, degli europei, ok? Infatti è molto profondo questo video, rivela un sacco di segreti, ecco perché hanno dovuto togliere il primo che ho fatto, che il primo conteneva troppa roba, ok? Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza
e la loro autorità, la bestia, infatti loro hanno creato l'annato, ok? Hanno creato l'annato ed è quello che sta parlando qui, ok? Se andate a vedere su Wikipedia riguardo questa cosa qui, i fondatori sono Gran Bretagna e America, ok? E loro hanno un sesto pensiero che li lega, fanno le cose, cioè una legge che esce nell'europeo vale per tutti, ok? Ma l'unici tra loro che si tira dietro è la Russia, ok? La Russia se ne sbatte, infatti la Russia sarà un'arma nelle mani del padre per portare distruzione all'America, ok? Che anche la Russia fa parte della stirpe dei malvagi. Nelle scritture occupano la terra che si chiama Gog e Magog, ok? Ma non andiamo a profondità di quello. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il signore dei signori e il re dei re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. E loro hanno preparato, sapete che la NATO c'ha l'esercito più grande sulla faccia della terra, no? Perché sono molti paesi infusi insieme, ok? E loro hanno all'inizio sono iniziati con 10 e poi da quei 10 sapete hanno cominciato a fare più paesi in Europa, ok? Dunque tutti questi paesi che vedete vengono fuori dai 10, le 8 che abbiamo parlato prima, ok? E loro infatti, secondo voi, perché hanno preparato l'esercito spaziale, queste cose qui, per combattere contro i cari del padre che il mondo conosce come così chiamati UFO, ok? E noi comunque attraverso lo spirito, attraverso le scritture sappiamo che i così chiamati UFO sono i cari degli angeli, ok? Infatti hanno creato un progetto in Svizzera, ok? Anzi, non vado dentro quello. E loro dunque sono pronti a fare guerra contro questi UFO, ok? C'è anche un presidente di molti anni fa, mi sa Roosevelt, che parlava riguardo l'unità del mondo per combattere contro gli alieni, ok? Ed è tutto qui. Quei così chiamati alieni sono i veri cari del padre, ok? E coloro che sono con lui, che sono gli eletti e i fedeli, che sono coloro che conoscono il suo vero nome, il nome del padre, che mettono alla pratica, al meglio della loro capacità, i suoi comandamenti, anche se non riusciamo a portare a termine tutti i comandamenti oggi, ma quello che riusciamo al meglio della nostra capacità, noi che non ci facciamo portare dalle altre filosofie, che aspettiamo, che abbiamo la nostra speranza nel nostro Salvatore Yahweh Shai, ok? Cioè non cerchiamo carriere in questo regno, cerchiamo carriere nel regno ad venire, che è il regno dei santi, governato dal nostro Re Salvatore Yahweh Shai, ok? Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, come in versetto 1 che abbiamo letto, moltitudine, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e lo lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Ok, come avete visto, queste 10, che tutti questi paesi della NATO che sono con lei adesso, ok, arriverà un punto che inizierà la Russia, come ho detto, arriverà un punto che loro capiranno qualcosa, inizierà una scintilla, saranno loro a piombare queste bombe nucleari sull'America, che è la prostituta, che l'America ne ha avuto già tanto, e cioè loro hanno creato tutte queste menzogne del mondo, hanno creato tutti i problemi che ci sono adesso, ok?
e arriva la loro distruzione, il padre userà le mani proprio dei suoi complici per distruggerla, e poi il padre distruggerà i suoi complici anche, ok? Infatti Yahweh ha messo nel loro cuore di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Yahweh siano adempiute. Adesso stanno andando tutti con un consenso solo. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra, che è l'America, la prostituta. Spero che siete stati edificati e spero che avete capito la breakdown, la spiegazione di questo capitolo, che è un capitolo molto importante. Spero che non me la toglieranno questa volta, perché non ho fatto vedere nulla come avevo fatto vedere nel primo video, e mi dispiace perché quel primo video non ce l'ho più. Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, pace e saluti agli eletti della casa di Asharala, e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Alla prossima, Shalom.